Sentirci parte, raccogliere le lacrime di allora, con la speranza nel cuore, affidarci a Dio perché ci doni questa pace, perché quell'eccidio si ripete sempre nel mondo, in Ucraina e altri luoghi, dove noi assistiamo impotenti alla forza violenta di quanti per mancanza di cultura, di spiritualità e di mille cose uccidono. Ecco, non dobbiamo dimenticare che che ogni guerra si autofinanzia, almeno nel passato, con i bottini che facevano entrando nelle città e uccidendo. E allora sentiamo ancora questo grido e chiediamo per loro, per noi, per tutti. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, chi gliene è